Buongiorno, sono Marisa Martinelli, psicologa, psicoterapeuta, mi occupo di questioni psicosomatiche e in particolare sono qui a dar voce al convegno Occhio e Psiche, quindi a parlare dell'approccio integrato dei disturbi visivi. Un evento in questo campo che ci onora dal dare attenzione proprio a tutte le persone che hanno un problema agli occhi, non trovano riscontro, non si sentono considerate, il loro problema viene sottovalutato, quindi tutte anche le componenti psicologiche che intervengono, attorno, diciamo, al decorso della malattia, sono sottovalutate e non considerate. Ecco, vogliamo, quindi insieme, dar voce a tutti quei contributi, a dare risalto a tutti quei contributi che alla soglia del 2000 ci permettono di approfondire e di portare conoscenze appunto a disposizione per la cura delle problematiche agli occhi. Io sono Laura Canepa, sono un'ortottista da molti anni, mi occupo di riabilitazione della vista. Da molto tempo, infatti, abbiamo capito che la funzione visiva è un'azione complessa che coinvolge tutto il corpo attraverso il movimento, la coordinazione, e per questo non possiamo ignorare le diverse funzioni che influenzano direttamente o indirettamente la vista. Le neuroscienze ci dicono che per rimodellare una funzione è necessario avere dobbiamo navigare attraverso il sistema nervoso autonomo. Pratiche antiche come il metodo Bates, la meditazione, la respirazione, il Feldenkrais, esercizi di movimento e di coordinamento consentono la regolazione della funzione visiva attraverso il corpo. Laura, proprio così, l'antico detto occhio specchio dell'anima ci ha sempre dato così dimostrazione che la saggezza antica, che voleva farci capire come l'occhio riflette tutto il nostro stato interno, il nostro stato emotivo e relazionale, quindi abbiamo bisogno effettivamente di tecniche e strumenti che consentono di far dialogare l'occhio con la nostra psiche. La psicologia non può non occuparsi di questo, ma finalmente abbiamo un grande contributo da parte di Porges con la teoria polivagale che ha portato veramente risvolti importanti, affermando l'importanza del ruolo dello sguardo nella comunicazione sociale, il contatto oculare quale elemento cruciale per fornire segnali di sicurezza e protezione alla mente, quindi il bambino già nel suo incontro, quindi di sguardi, di sintonia con la madre, va a determinare e a forgiare i circuiti della mente. È importante quindi agganciarsi a tutti gli altri percorsi della psiconeuroendocrinoimmunologia per lavorare con i problemi visivi, quindi un approccio integrato che tiene conto appunto dell'evoluzione anche che ha avuto la psicologia e la psicoterapia con tecniche appunto sia top-down che bottom-up, per intervenire a rimodellare appunto il circuito occhio, psiche e cervello. Infatti, la mia esperienza sul campo mi ha consentito di vedere chiaramente il cambiamento tra genitore e bambino durante le pratiche che invitano i soggetti al contatto visivo, al movimento, al tocco, all'abbraccio, con una stimolazione multisensoriale accompagnata da musica e dal ritmo. A quel punto potevo constatare il miglioramento della performance visiva. La semplicità di queste attività riceve oggi riconoscimento dai più moderni studi di neurofisiologia. Eh già, le cose sono andate cambiando, evolvendosi e quindi abbiamo effettivamente bisogno di tecniche e metodologie che ci permettono di muoverci in avanti nella linea evoluzionistica che tiene conto dei cambiamenti proprio che ha subito la nostra struttura cerebrale e queste tecniche
proprio grazie a Porges, a Siegel, a Deb Dana, abbiamo qui proprio l'ultimo suo libro, per dirci proprio che abbiamo bisogno di intervenire a smorzare le risposte automatiche preimpostate del sistema dorsovagale e attivare invece le nuove vie ventrovagali, dando maggiore così importanza e un substrato consistente a tutte le aree del coinvolgimento sociale. E questo per permettere una comunicazione sociale più intima, interattiva, che lascia posto alle emozioni. Quindi tecniche e interventi che fanno spazio alla regolazione delle emozioni, la sintonia emozionale, madre-bambino. Risorse creative e somatiche proprio per consentire un rimodellamento della complesso network occhio, corpo, anima e mente. Volete saperne di più? Provvederemo a caricare poi i video del nostro convegno che troverete anche poi sul mio sito www.marisamartinelli.it o le nostre pagine Facebook della SIPNEI. Bene, è veramente importante creare una nuova cultura che riguarda la funzione visiva, tuttora ancorata al lavoro meccanicistico dell'occhio. La vista è il risultato di un delicato equilibrio armonico tra corpo, mente, spirito e cuore. Per informazioni, www.vistabates.it. Grazie.